ho sentito questo caos tra le scale, i bambini che piangevano e quindi sono corsa sopra perché sentivo pianti che arrivavano da sopra e poi in quel momento lei mi ha detto che era stato ammazzato il marito. I figli lei ne ha due, uno di 2 anni e uno di 6. Il piccolino lo ha affidato ad una zia, ad una parente, mentre quello più grande l'ho lasciato a me perché nel caos totale poi lei è corsa, l'ho fatto giocare un po' con mia figlia e dopo ho detto prendiamo un po' penne e foglio. Ho disegnato il papà che abbracciava il cuore. Il cuore del bimbo? Sì. Quindi è nero. E ha detto io lo so che papà è morto, so che papà è morto. Ora già lo so, ha detto, no, del nonno non sa assolutamente nulla. Lo conosciamo, lui a volte vendiva qualcosa con la bancarella, si continua qua sopra qua, insomma, lo conosciamo. Ah, era un ambulante, diciamo. Era un venditore ambulante. Quindi vendeva le spighe, faceva roba, se da tanti, e poi gli spaccio tutto. Ma dopo qua è tanto. Ma che spacciato? Sì. Penso tutto cosa che mi succede proprio. Mio fatto è morto e cose. Nel momento in cui siamo scesi, ha spiegato che pensava che subito che fosse stato il padre. Io lo sapevo, questa era l'unica cosa che... Il padre già aveva detto qualcosa. Ma probabilmente. Invece di questa presunta relazione amorosa, sentimentale tra i due cognati. Lei lo ha negato. Anna, la moglie della vittima. Glielo ho chiesto, non è vero, non è vero. Che si era messo in testa questa situazione. Ma chi da questa cognata? La nuora.